Forza ragazzi! Pierluigi Pardo e Stefano Nava live da Osaka per raccontarvi la finale di questo torneo precampionato, protagonista l'Atletico che affronta il Manchester City. Sono curioso di vedere l'opera Alex Hunter contro la sua ex squadra. Le parti non si sono lasciate benissimo, sarà sicuramente un match molto sentito sotto il profilo emotivo. Gioca contro una parte importante del suo passato, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, e poi ovviamente c'è la sfida a distanza con l'amico Danny Williams. Giocatore importante, De Bruyne, ci si aspetta molto da lui quest'oggi. Oggi vorrà continuare la sua personale collezione di palloni, bissando la tripletta messa a segno nell'ultima gara. Sono proprio curioso di vederlo all'opera. Ultimo atto di questa competizione, le due squadre daranno sicuramente tutto in campo per superarsi, per portare a casa il trofeo, regalare una notte di festa ai propri tifosi. Se ne è parlato tantissimo in conferenza stampa e ovviamente sui giornali. Le dichiarazioni dei protagonisti in campo hanno un solo comune denominatore: tutti vogliono vincerla. Mi sembra il minimo, sarebbe grave se un giocatore scendesse in campo per perdere. Battute a parte, sono le classiche dichiarazioni prima delle gare. C'è sicuramente un po' di spavalderia, ma anche un pizzico di timore, di rispetto nei confronti degli avversari, come giusto che sia. Guai a prendere sotto gamba questo impegno. Attesissimo, quello appena iniziato, come tutte le finali in palio, la possibilità di tornare a casa con un trofeo da aggiungere alla propria bacheca. In questi casi gli schemi, i moduli contano fino a un certo punto, la differenza la fanno i 22 in campo con la loro voglia e la loro fame di vittoria. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Questa è la formazione iniziale dei colchoneros dell'Atletico Madrid. Si schierano in campo col più classico dei 4-4-2, 4 difensori, 4 centrocampisti e 2 punte che devono reggere il peso dell'attacco. Credo sia scelta. Può essere. Pallone interessante. De Bruyne. David Silva. Kevin De Bruyne. David Silva. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Non può sbagliare da lì. Azione che può diventare per Danny Williams. Più che di parata del portiere, qui parlerei di occasione sprecata dall'attaccante. Assolutamente sì, Pier, una palla a gol gettata al vento. Palla nuovamente in possesso. Juanfran. Palla recuperata, azione interrotta. Si è alzata la bandierina dell'assistente, dunque fuori gioco millimetrico sembrerebbe. Ci vuole preparazione, occhio. Possesso per il City. Saul. Rodrigo. Attenzione al movimento dei compagni. Palla in out, rimessa per il City. Joaquin Gallo. Danny Williams.
David Silva. Sterling. David Silva. Buono il pallone di David Silva. Occhio all'imbucata. Sané, 1-0 City. Finale che si sblocca, speriamo di vederne altri. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Il match riprende, il City è avanti. Gelson Martins recupera palla intercettando bene il pallone. De Bruyne. Mendy. Sané. Danny Williams. Occasione. Azione che sfuma, grande lavoro della difesa. Sané, non è finita. Grande recupero. Attenzione a David Silva che solo si porta la più due con questo gol. Un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Aveva tutta la porta spalancata, non poteva proprio sbagliare da quella distanza. Davvero troppo facile. L'allenatore può essere soddisfatto, direi, di come sta giocando oggi la sua squadra. Stanno dominando il match. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Rodrigo. Kyle Walker. Kevin De Bruyne. Sterling. Occhio al City che avanza. E il portiere recupera il pallone. Palla troppo lunga che viene raccolta senza problemi dal portiere. Buono il recupero, possono ricominciare. Williams. Daniel Williams. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Prova. Grande parata di Oblak. Palla in out, corner per il City. Sicuro il portiere che risponde a questo tentativo dalla distanza. Una conclusione respinta con grande abilità e tecnica dal portiere. Splendida la conclusione dalla distanza, splendida la risposta del portiere. Ha visto partire la palla, ma è stato bravo a non lasciarsi comunque ingannare dalla traiettoria del tiro. La mette dentro De Bruyne. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Bernard cerca la porta, colpito il pallone. De Bruyne, Kevin De Bruyne non ha sbagliato. Poteva mancare il suo contributo in questa finale. Colpo di testa imparabile, nulla da fare per il portiere. Potente e preciso. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Partita che sembra già decisa e siamo ancora nel primo tempo. Danny Williams.
Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi, punizione severissima, 3-0 dopo i primi 45 minuti. Match attesissimo, quello appena iniziato, come tutte le finali in palio, la possibilità di tornare a casa con... Buono il pallone di David Silva, occhio all'imbucata. Sané, 1-0 City! Finale che si sblocca, speriamo di vederne altri. Grande recupero! Attenzione David Silva che è solo... Si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Prova. Grande parata di Oblak. Palla in out, corner per il City. Cerca la porta. Colpito il pallone, De Bruyne, cade De Bruyne, non ha sbagliato. Poteva mancare il suo contributo in questa finale? Secondo tempo che inizia in questo istante, vedremo se riusciranno a reagire e a salvare almeno la faccia. Philippe Bernard. David Silva. Kevin De Bruyne. La giocata profonda di De Bruyne. Sané. Attenzione, occasione! Attenzione, ecco il gol! Si è trovato tu per tu col portiere grazie a una splendida giocata. Non ha sbagliato. Il Manchester City sembra davvero non volersi fermare, sta diventando pesantissima per i loro avversari. Mamma mia, di questo passo servirà un pallottoliere per tenere il conto dei gol. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. Gelson Martins. David Silva. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Silva. Interrompono bene l'azione. Rodrigo. Atletico in difficoltà nel recupero palla, avversari che hanno vita facile, un tiki-taka prolungato che sta facendo spazientire i tifosi colchoneros. Company. L'allenatore deve aver visto qualche giocatore stanco e ha deciso di sostituirlo. Effettivamente c'è molta stanchezza in campo, è necessario cambiare qualcosa. Intercetta il pallone di David Silva. David Silva, Bernard, pallone che è uscito, sarà rimessa per il Manchester City, giocatore che viene richiamato in panchina e sentite gli applausi dei tifosi, prestazione convincente. Uno dei migliori in campo, credo che l'allenatore l'abbia fatto uscire per tributargli una meritata standing ovation. Sterling, c'è il triangolo, fermano la palla avversaria. Rimessa laterale per il Manchester City.
David Silva. E il pallone se ne va via. Saul. Godin. Intercettano bene il pallone. Occhio a Williams che avanza. Allenatore che sta per operare un cambio. Evidentemente deve aver visto qualche giocatore stanco. Mahrez. C'è il cross per Williams, attenzione. Hanno messo il pallone in aria. Palla che finisce su Silva. E il pallone finisce in gol. Il cross è scaturito da una manovra corale esemplare. Bella doppietta, ma troppo spazio, troppo passivo l'atteggiamento della difesa. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Risultato che soddisfa sicuramente l'allenatore. Finora c'è stata una sola squadra in campo. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Thomas. Company. Kyle Walker. Daniel Williams. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Si limitano a far girare palla nella propria metà campo. E fin qui il gioco funziona. Stanno facendo girare bene il pallone oggi. Eh sì, non sbagliano un passaggio. Cercano il buco nella difesa avversaria. Attenzione David Silva che è solo. Sané! Il gol del Manchester City. La messa dentro con uno straordinario tiro al volo. Eh sì, il giocatore ha trovato il tempo giusto per il tiro e ha chiuso molto bene. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Continuano a regalare grande calcio, gol e non hanno intenzione di fermarsi. Gelson Martins. Antoine Griezmann. Gelson Martins. Attenzione, tutto solo. Che gol! Splendida rete! Dimostra di essere ancora in partita, anche se le speranze di recuperare sono pochissime. Un gol da grande opportunista. È riuscito a liberarsi e a superare il portiere da due passi. È un gol che accorcia le distanze ma non cambia la storia. Anche se questo gol non cambia il risultato, rimane comunque una prova di orgoglio con cui dimostrano di non mollare fino alla fine, pur sapendo di aver già perso la gara. Punteggio che cambia dunque e siamo 6-1. Gallo. Bernard. Un'altra buona giocata. Ancora 5 minuti da giocare. Williams. Sané. Può far male da lì. È stato molto bravo qui il difensore che ha risolto una situazione complicata. È tutto pronto per la sostituzione. Cambio che avverrà la prossima interruzione. Felipe Luis spazza via. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Manchester City col pallone. Mahrez. Palla spazzata via.
Torneo di Osaka che si chiude col successo del City, una vittoria importante per il morale in vista della nuova stagione che vedrà i Citizen tra i protagonisti in Premier e in Europa. Mas di Camaro, Alexander ci teneva particolarmente a dare un dispiacere alla sua ex squadra. A risultare invece è il suo amico ed ex compagno Danny Williams. Così va il calcio, chissà che non possano ritrovarsi di fronte in match ben più importanti della prossima stagione. È un bel momento, è il momento della celebrazione, insomma si vanno a prendere il giusto riconoscimento, il trofeo, è comunque una grande vittoria, una vittoria importante. Ma direi di sì, anche perché è frutto di tantissimi sacrifici, è frutto di tanto lavoro e arrivare a questo punto, insomma bisogna essere fieri di quello che si è costruito giorno per giorno con tanti sacrifici. E con tanta voglia di migliorare, di misurarsi nei confronti degli avversari, ma anche nei confronti di se stesso. C'è la fierezza del capitano, c'è l'allegria dei tifosi, ci sono ovviamente tutti gli aspetti del protocollo, con i fuochi d'artificio, con il podio per ricevere il trofeo, per festeggiare questo trionfo così importante. È il momento della classica foto di gruppo con tutta la squadra e soprattutto con la coppa. È il momento di sorridere alle tante macchine fotografiche lì davanti a loro. Vuole il pallone di David Silva. Occhio all'imbucata. Sané, 1-0 City. Finale che si sblocca, speriamo di vederne altri. Grande recupero. Attenzione David Silva che solo si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto man... Cerca la porta. Colpito il pallone. De Bruyne. Cade De Bruyne. Non ha sbagliato. Poteva mancare il suo contributo in questa finale? La giocata profonda di De Bruyne. Sané. Attenzione, occasione. Attenzione, ecco il gol. Cercare il buco della difesa avversaria. Attenzione David Silva che è solo. Sané, il gol del Manchester City.